fornire attraverso politiche di supporto alla ricerca e innovazione anche strumenti che possano essere di supporto allo sviluppo e alla qualità della vita in senso più complessivo. È evidente che io utilizzerò una lente, un focus che è quello appunto della ricerca e innovazione, ma la presenza qui dell'assessore Gentile consentirà poi di riacquistare un quadro e una visione più complessiva delle politiche regionali. Perché quindi abbiamo scelto di parlare qui di innovazione, di proporla anche come strumento per affrontare alcune delle sfide che questa mattina dai precedenti relatori abbiamo ascoltato: la sfida della globalizzazione, la sfida del cambiamento, anche nell'ultimo intervento, diciamo, la valorizzazione del capitale sociale. Ecco, adesso non vorrei dilungarmi su aspetti che probabilmente sono molto generali per questa platea, però ecco, la nostra testimonianza oggi vuol raccontare come questa regione si sta predisponendo ad affrontare il prossimo ciclo di programmazione 2014-2020, guardando in maniera integrata agli obiettivi che ci propone la strategia europea, quella di Europa 2020, quindi alla crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva. Sono temi che ovviamente non risultano dei temi nuovi, non sono delle finalità che oggi improvvisamente ci vengono poste all'attenzione. Il tema vero, il tema importante, il tema su cui appunto ci stiamo confrontando è attraverso quali modalità, attraverso quali metodi, come in sostanza affrontiamo un cambiamento, come affrontiamo una sfida globale. Mi avevamo promesso che non avrebbe fatto questo rumore, ma fa niente. Ecco, nel contesto di quelli che sono gli obiettivi più generali che ci vengono, sì, grazie, che ci vengono proposti da strategie europee, quindi da strategie che devono, come dire, guardare a una crescita complessiva di tutti i territori, di tutte le regioni, il tema che noi vogliamo affrontare è come queste sfide, come queste, come dire, queste ricette, perché qui in questa slide delle varie politiche europee ho scelto di analizzare quelle che sono le azioni suggerite per perseguire gli obiettivi della cosiddetta agenda digitale europea. Spero di arrivare poi a rappresentarvi perché, che relazione c'è tra il tema che stiamo sviluppando oggi e un tema spesso considerato più freddo, più immateriale, che è quello appunto delle tecnologie. E infatti vi invito in particolare a guardare una, diciamo, delle sette azioni, quella che viene indicata qui in basso, e cioè l'invito a immaginare le tecnologie, lo sviluppo anche di tecnologico supportato dalla ricerca, in realtà come strumenti, quindi come soluzioni di problemi. Se noi non affrontiamo le politiche per la ricerca e l'innovazione partendo dal presupposto che l'obiettivo è sviluppare soluzioni e non diciamo, finalizzare ricerca e sviluppo della tecnologia per sé, non riusciamo ad accompagnare gli obiettivi più complessivi. Ecco, noi abbiamo in questo momento una sfida che è quella di immaginare come ricerca e innovazione possono essere strumento di sviluppo economico e di qualità della vita per il nostro territorio. Questo obiettivo, questa, diciamo, finalità, la Commissione europea ce l'ha consegnata con uno strumento che chiama strategia di specializzazione intelligente. In realtà nulla di nuovo viene proposto, ancora una volta nulla di nuovo in termini di finalità, di metodologie per sviluppare queste strategie. Il tema invece, a nostro avviso, è come trasformare questa strategia in qualcosa che rifletta effettivamente la vocazione del nostro territorio. Come pensiamo, diciamo, di arrivare a questo mettendo il territorio al centro? Non vediamo altra
alternative, quindi una costruzione di politiche per il nostro futuro non può vedere l'assenza del territorio. Quindi una definizione partecipata di questa strategia è certamente il presupposto a cui stiamo guardando. Contemporaneamente questo significa riconoscere quelli che sono i nostri asset. Alcune volte, non sarà una novità anche per i nostri ospiti non indigeni, il rapporto, la relazione tra il sistema della ricerca e il sistema delle imprese è una relazione molto complessa, molto difficile. In altri casi invece riesce a sviluppare quello che è la vera innovazione, cioè introdurre valore aggiunto nelle produzioni. Questo è quello che noi stiamo facendo con il supporto a una politica che abbiamo chiamato distretti tecnologici e che qui vedete rappresentata come una potenziale specializzazione intelligente di questa regione. Perché dico potenziale? Perché su questi temi che vanno dall'aerospazio, ma coinvolgono ovviamente anche il tema della salute, connessa anche a quella dell'agroalimentare, dei nuovi materiali, eccetera, su questi temi si sono aggregate le principali competenze industriali e scientifiche della nostra regione. Su queste traiettorie tecnologiche noi vogliamo scommettere per la nuova programmazione. Ma torniamo al tema di prima, questo non può accadere se non in una visione contemporaneamente globale, cioè proiettata verso un confronto nazionale ed europeo, ma allo stesso tempo rivolta anche a fabbisogni territoriali. Il territorio, la regione è il luogo dove emergono i problemi, ma dove spesso appunto è più facile riconoscere le soluzioni. Ecco, in questo senso questa slide per me è importante per raccontarvi come mettere insieme le competenze, creare masse critiche è l'unico strumento che noi abbiamo a disposizione per contemporaneamente dialogare con il resto d'Italia che si occupa di queste delle tematiche connesse a queste traiettorie tecnologiche. E questo oggi è accaduto, per esempio faccio alcuni esempi: il tema della salute, il tema condotto dal distretto tecnologico HBio si è connesso con il cluster tecnologico nazionale all'ISEI, cioè con altre realtà territoriali aggregate a livello nazionale che insieme intendono affrontare la sfida di Europa 2020, di Horizon 2020, cioè di programmi europei dove la ricerca di eccellenza sarà supportata dalla Commissione europea. Ecco, contemporaneamente a questa sfida, una sfida diciamo che guarda all'eccellenza, che guarda allo sviluppo della tecnologia, noi dobbiamo guardare al territorio. E ancora una volta le tecnologie, soprattutto se guardiamo alle tecnologie digitali, possiamo scoprire che sono tecnologie, come dire, sono strumenti. Se riusciamo a non guardarle come finalità, sono fantastici strumenti che consentono di costruire comunità intelligenti, inclusive e aperte. Arriverei direttamente, come dire, a quello che sta accadendo in Puglia, a quello che vi voglio proporre anche come ulteriore, diciamo, strumento di sviluppo, che è questa iniziativa. Abbiamo selezionato una sola iniziativa, non era il caso qui di rappresentare le politiche regionali della ricerca e dell'innovazione nel loro complesso, perché riteniamo che questa sia un'esperienza davvero interessante. Living Labs sono degli laboratori viventi, in realtà ancora una volta un metodo sviluppato e anche in altri contesti territoriali. Il tema è, diciamo, fare in modo che diventi un patrimonio di questo territorio, perché riteniamo che sia la strada, diciamo, per consentirci di guardare al cambiamento come una cosa possibile. Guardare al cambiamento significa riguardare, diciamo, se stessi e la nostra relazione con il resto degli attori del sistema regionale, ed è quello che stiamo proponendo attraverso questo strumento. Dicevo prima, una relazione difficile già quella tra laboratori di ricerca e imprese. La nostra sfida è quella di porre in questa relazione, al centro di questa relazione, l'utenza, cioè la sfida, il fabbisogno.
Questa è diciamo, la peculiarità di questo strumento dei Living Lab, che come vedete ha una caratteristica che si chiama ICT Living Lab, cioè la tecnologia c'è, ma diventa, come dire, strumento, diventa supporto. Abbiamo scelto ovviamente delle tematiche sulle quali l'intero territorio regionale, ma se le guardiamo, se le analizziamo, sono tematiche su cui anche i territori a scala, per esempio, delle città si confrontano. Su questi, diciamo, su queste aree tematiche abbiamo cercato di proporre, di stimolare la rappresentazione di fabbisogni, che è una, devo dire, un'attività particolarmente difficile, perché innanzitutto significa come dire, riuscire a far maturare la consapevolezza che il fabbisogno può essere espresso, deve essere espresso e può trovare, diciamo, degli incroci interessanti con una capacità produttiva e scientifica di questo territorio. Infatti è un processo che ormai è attivo da un anno e mezzo, ha una, come dire, un andamento evolutivo. Oggi abbiamo 400 fabbisogni censiti nella nostra piattaforma, ma al di là del numero vorrei riuscire a rappresentarvi che sta diventando essenzialmente uno strumento realmente, diciamo, sentito dal territorio. E attraverso questa, diciamo, rilevazione dei fabbisogni, sistema di imprese e università hanno costruito progetti in cui quel fabbisogno era al centro. Oggi ne abbiamo 34 laboratori viventi, abbiamo soprattutto una comunità che sta cercando su ciascuna di quelle aree tematiche che vi ho illustrato di mantenere attenta l'attenzione su quello che accade, è accaduto recentemente attraverso altre iniziative e soprattutto accadrà attraverso questi laboratori viventi. In particolare vi volevo segnalare che proprio la tematica dell'inclusione sociale, dell'invecchiamento attivo e della salute è stata tra le più popolate e direi non sorprendente forse come dato, ma rilevante per noi perché sta diventando la tematica su cui effettivamente riusciamo, diciamo, ad aggregare, a fare in modo che qualcosa, diciamo, di questa comunità veramente emerga. E qui lo cito, ma passo velocemente su queste slide. Ancora una volta sono slide che vogliono dimostrarvi che queste cose sono possibili, cioè sono mettere al centro il fabbisogno un qualcosa che oggettivamente oggi in Puglia sta diventando come dire, una realtà. Sono iniziative che abbiamo ascoltato, lo diceva il dottor Bux durante la Fiera del Levante. E la cosa che invece mi piace segnalare ancora di più di quanto accaduto in Fiera del Levante è un momento in cui l'assessore Gentile, il direttore Pomo, il direttore Bux, diciamo così, i cosiddetti policy maker, coloro i quali poi devono costruire le politiche per la salute, hanno ascoltato esperienze di imprese, di centri di ricerca, di associazioni di malati, di infermieri, di medici che hanno come dire, rappresentato la loro visione della Puglia 2020, le loro esperienze, si sono confrontati su delle domande apparentemente molto semplici: cosa vogliamo fare, come lo vogliamo fare, con chi. Ecco, questo patrimonio, questa esperienza, che è diciamo un'esperienza appunto che si è realizzata in un momento fisico e storico, è possibile, la stiamo trasmigrando anche in una dimensione appunto più immateriale. Quindi nella nostra piattaforma Living Lab questa comunità sta diventando anche una comunità virtuale. E rispetto a questo la stessa assessore Gentile ci ha chiesto di mantenerla sempre, diciamo, informata, di creare un continuo feedback tra quello che accadrà in questa comunità, perché si possa avere un contatto diretto tra quello che accade, tra quello che ricerca, tecnologia, fabbisogni, imprese costruiscono su questo territorio e le politiche pubbliche. Diciamo, anche queste le supererò velocemente, non ci guardiamo troppo l'ombelico, questo lo voglio
lo voglio dire anche per rassicurarvi, queste comunità tematiche, in particolare questa della salute, manterrà sempre viva la sfida di riuscire a guardare contemporaneamente alle trasformazioni in essere, al supporto che le tecnologie possono dare e contemporaneamente a quello che è possibile sperimentare sui propri territori. Dicevo che questa in realtà è una sfida che noi vogliamo portare anche nella nuova programmazione. Non vorrei apparisse, diciamo, un piccolo spot pubblicitario, ma è semplicemente un caso. Oggi sul BURP di Regione Puglia abbiamo pubblicato il nuovo avviso dei Living Lab, che consiglio, diciamo, comunque di guardare come opportunità per continuare a costruire comunità e soprattutto per riuscire a traguardare, diciamo, la nostra nuova programmazione, la Puglia 2020, costruendo sempre nuove comunità. Qui il tema che abbiamo voluto introdurre è appunto un focus maggiore su quali tipologie di comunità possono emergere da questo territorio. Sono, come sempre a mio avviso dovrebbe essere per le politiche pubbliche, suggestioni, sono, diciamo, suggerimenti, sono, come dire, accompagnamenti che noi offriamo al territorio, ma che è il territorio che deve vivere in maniera, diciamo, da protagonista. Qui ci sono dei dettagli sulla dimensione dell'avviso, sono importanti risorse, direi, ma al di là della quantità, diciamo, di risorse messe a disposizione, credo molto invece che sia il metodo e lo strumento quello che andrebbe in questo momento colto come una grande opportunità di dialogo. Un dialogo che, ripeto ancora, è la vera sfida. Quello che sta accadendo in Puglia è una dinamica ovviamente sperimentale che sta accadendo in alcuni contesti laddove il policy maker cosiddetto è in grado, ha competenze e volontà di mettersi in una relazione cosiddetta di quadrupla elica, cioè insieme al sistema delle imprese, insieme al sistema delle università, insieme al sistema degli utenti. In modo particolare voglio segnalare che un'altra esperienza che a mio avviso pone questa regione, diciamo, tra le regioni che stanno accettando alcune sfide culturali di cambiamento che investono anche se stesse, è l'esperienza che stiamo facendo con il cosiddetto pre-commercial procurement. Cosa significa? Abbiamo parlato molto di spesa pubblica, abbiamo in sostanza immaginato come la spesa pubblica in alcuni casi può diventare, tra virgolette, più intelligente, può chiedere cioè non solo prodotti e servizi già esistenti sul mercato, ma faccia richiesta a questo territorio di servizi più innovativi che oggi sul mercato non ci sono. Questo ha una connotazione specifica che appunto è una sorta di deroga alle norme per le gare d'appalti che si chiama pre-commercial procurement, molto utilizzato in America, come sapete bene, soprattutto in ambito della difesa, poco utilizzato in Europa, pochissimo utilizzato in Italia. Ecco, noi con l'assessore Gentile abbiamo sperimentato sul tema della prevenzione della salute. In questo momento sono in corso 8 esercizi paralleli, questa è un po' la caratteristica, che osserveremo perché dovranno produrci, diciamo, delle sperimentazioni che andremo a verificare. Questo dialogo, questa modalità, ancora una volta è una modalità attenta a saper coniugare i propri obiettivi di policy con le capacità che la ricerca e l'innovazione possono introdurre, diciamo, nei prodotti e nei processi. Quindi raggiungendo contemporaneamente un obiettivo, diciamo, di efficienza efficace della politica, ma allo stesso tempo anche di crescita del territorio, di crescita di innovazione sul nostro territorio. Questo è solo per dire che ancora una volta cerchiamo di mantenere
alta l'attenzione a quello che accade nella nostra regione, ma mantenendo anche fortemente connesso questo territorio con il resto d'Europa. Mi piace qui citare, con soprattutto la presenza dei colleghi dell'Ares, la nostra partecipazione alla European Innovation Partnership sull'invecchiamento attivo in salute, che intende proprio far contribuire a una, diciamo, crescita non solo della regione come amministrazione pubblica, ma anche questa regione come territorio in un confronto europeo. Ecco, su queste, diciamo, su questi presupposti noi auspichiamo che la nostra prossima programmazione possa dare quindi a quegli obiettivi di crescita intelligente, inclusiva e sostenibile degli strumenti operativi e concreti.